vorrei lanciare una rubrica in cui andremo a scrivere ed illustrare poesie o frasi particolarmente evocative. E vorrei iniziare con una poesia del poeta spagnolo Federico García Lorca, che si chiama Caracola, o tradotto in italiano Conchiglia. Nella poesia, che potete leggere di lato, il poeta racconta di come, ascoltando l'eco di una conchiglia, ricordi di quando era bambino, periodo, quello dell'infanzia, in cui tutto era fonte di gioco e meraviglia, e anche in un oggetto semplice come appunto una conchiglia, era possibile scorgere un mondo misterioso, pieno di luci ed ombre. Luci ed ombre che a mio avviso rispecchiano il mondo interiore del poeta. Il video sarà diviso in due parti. In questa prima parte ci concentreremo sulla progettazione generale e sulle bozze, sia quella della poesia che del disegno. Ma nel video successivo ci concentreremo sull'acquarello e sul definitivo della poesia. Ma prima una veloce rassegna sui materiali. Per usare la tecnica dell'acquarello è necessaria una carta adatta. In particolare ho deciso per un foglio di questo album fabriano della linea artistico. Si tratta di carta 100% cotone da 300 grammi. Questa carta cotone, pressata a freddo, non è perfettamente liscia, ma ha una certa texture. Questo tipo di texture, leggermente ruvida, risulta ottima quando lavoriamo con l'acquarello, perché ci dà un maggior controllo sull'acqua, evitando che vada dove non dovrebbe, come potrebbe succedere appunto su carte più lisce. Se questo tipo di carta ci aiuta con l'acquarello, la texture non è adattissima al pennino a punta fine, per cui se è la prima volta che la usate, vi consiglio di fare prima qualche prova per prenderci la mano. Per scrivere utilizzerò un penholder obliquo su cui è montato un Hunt 22, pennino a punta fine, adatto sia al corsivo inglese che al suo parente americano, l'Engrossers. Utilizzerò due inchiostri, entrambi neri. Il primo, più economico, da bozza, e per il definitivo userò il ferro gallico, che garantisce sia l'impermeabilità che una durata nel tempo di diverse centinaia di anni. Inoltre ci serviranno i soliti strumenti da disegno, una gomma bianca, una gomma pane, una matita e un righello. Ed ora che abbiamo visto gli strumenti, possiamo finalmente dedicarci alla bozza della poesia. Ho stampato la poesia su comune carta da stampante, mentre ho stampato il rigatore su carta rodia bianca, in modo da avere una certa resistenza all'inchiostro. Infatti per questa prova utilizzerò l'inchiostro da bozza. Ho scelto questa poesia perché scrivere, disegnare, ma più in generale esercitare la nostra creatività, trovo sia uno dei modi più efficaci per uscire dalla routine quotidiana e riappropriarci di quei ritmi che sentiamo più naturali. La conchiglia del poeta, in questo senso, può essere vista come metafora della creatività, che possiamo usare per ascoltarci e raggiungere il nostro mondo interiore. Thank you.
finito questa prima bozza. È complesso, non mi dispiace. È importante adesso fare una pausa per fare il reset e poi andare a cercare i vari errori, in modo da non ripeterli nel definitivo. Ho fatto qualche correzione nel testo e nel frattempo ho scritto anche il titolo. Per dare un giusto contrasto tra titolo e testo, ho deciso che la dimensione del titolo sia il doppio di quella del testo. Quindi ho scritto tutto su un rigatore con corpo lettera da 8 mm. Qui si può vedere la progressione che ho seguito. Prima ho scritto la parola caracola, secondo i canoni del corsivo inglese. Nel secondo passaggio ho abbassato le ascendenti e le discendenti. È cambiato la forma della L, che diventa ad asta invece di avere l'occhiello. Infine, nel terzo passaggio, ho deciso di centrare la C, in modo da farla sembrare più bilanciata col resto del testo. Per bilanciare la C iniziale, ho pensato a qualcosa di non troppo elaborato, ma che mi restituisse l'idea di una scritta dell'epoca. Con questa sottolineatura del testo molto semplice e abbastanza inusuale per questi tempi. Adesso che abbiamo un'idea dell'ingombro almeno degli elementi principali, è il momento di mettere in mano all'aiuto generale, andando a riportare le dimensioni per ciascun elemento e aggiungendo i margini. Margini che saranno strutturati secondo alcuni numeri della serie di Fibonacci. Senza scendere troppo nel dettaglio, ho scelto un margine destro e sinistro da 2 cm, mentre quello in alto di 3 cm e in basso da 5 cm. Ecco, ho tracciato le linee della griglia in cui saranno disposti gli elementi. Dato che questa carta non è delicata come altre carte cotone, posso provare a fare il disegno della conchiglia direttamente sopra. Sarà sufficiente avere cura di non fare troppe cancellature. È importante informarsi bene sull'oggetto da dipingere. Più dettagli e più foto si hanno a disposizione, più è semplice dipingere un oggetto realistico. Nel mio caso ho scelto una fasciolaria trapezium e dopo aver fatto diverse ricerche in giro per Google ho deciso di utilizzare questa, che vedete al lato almeno per i colori, ma di aggiungere un po' di ombre in modo da dare un effetto maggiormente tridimensionale. Nel caso specifico, se consideriamo la larghezza della conchiglia, possiamo notare che è circa 2,5 volte l'altezza. La seconda parte risulta larga come la prima, solo traslata più a destra. Stabilite queste proporzioni generali, andiamo a fare la bozza del disegno. Finito il disegno, finisce anche questo primo video. Nel corso, oltre ad analizzare la poesia, ho preso un sacco di decisioni. Ma voi cosa avreste fatto diversamente? Magari fatemelo sapere con un commento. Ma ora passiamo ai materiali, in particolare all'acquerello. Oggi utilizzeremo una palette di 12 colori della Lucas, in particolare questa palette che originariamente era da 12 mezzi godet e che nel tempo ho integrato con qualche altro colore. Una delle cose che mi ha fatto apprezzare questa palette in particolare è che i 12 colori all'interno corrispondono a quelli che si cercano se, come nel mio caso,
mi piace spaziare in diverse tipologie di soggetto o stili di acquerello, sia quelli più realistici che quelli più astratti, passando per i più impressionistici. Sia chiaro che anche altre marche hanno colori simili, semplicemente non sono venduti in kit da 12 già tutti insieme, ma vanno integrati o acquistati singolarmente. Ovviamente una qualsiasi palette da 12 colori andrà benissimo allo scopo. L'importante è divertirsi e dare libero sfogo alla fantasia. Nell'acquerello la progettazione gioca un ruolo importante. Infatti, per mantenere la luminosità e la freschezza tipici di questa tecnica, non possiamo sovrapporre troppi livelli di colore. Proverò a fare la colorazione secondo un approccio classico in 3 o massimo 4 passaggi, partendo dai toni chiari e andando verso quelli scuri. Ma ora è tempo di riprendere il nostro foglio per schiarire con la gomma pane le linee tratteggiate a matita in modo che siano poco visibili una volta terminato l'acquerello. Il primo passaggio sarà per l'eliminazione del bianco. Si tratta di un passaggio in cui andremo a stabilire il tono generale dell'opera e ad eliminare il bianco, creando uno strato di colore che serva ad unificare il dipinto. Bene, parlavamo di questo primo lavaggio che generalmente va fatto bagnato su bagnato, quindi vado ad inumidire tutta la superficie della conchiglia. I colori che ho scelto per la base sono giallo limone, giallo di cadmio chiaro, insieme del rosso di cadmio sempre chiaro. Se non avete la palette Lucas, dovrete cercare un giallo freddo, un giallo caldo e un rosso aranciato. Per questa fase in effetti non è importantissimo quali colori utilizziamo. Ora i colori sembrano molto scuri, ma l'acquerello tende a seccare più chiaro di quando lo stendiamo. Quindi per il momento non preoccupiamoci più di tanto e aggiungiamo i nostri colori. L'importante è riempire tutta l'area della conchiglia. Ecco, abbiamo finito questo primo lavaggio di colore. Adesso bisogna attendere che asciughi. Nel secondo passaggio andremo a stabilire i colori locali. Ad esempio, se il soggetto che stiamo dipingendo è una mela rossa, questo è il momento in cui si aggiunge il rosso. Nel nostro caso, vado prima a dipingere l'apertura della conchiglia e poi mi dedicherò alla conchiglia vera e propria. Notate come aggiungendo un colore scuro, adesso i colori che abbiamo aggiunto prima non sembrano più così sparati. Continuiamo completando la conchiglia. In effetti stiamo per attraversare il periodo più brutto del disegno, quello in cui tutto sembra sbagliato e ci verrebbe voglia di buttare tutto dalla finestra, ma bisogna tenere duro. Alla fine i risultati arriveranno, o almeno lo spero.
terzo passaggio aggiungiamo i dettagli con quello che è poco diluito, in modo che sia visibile su tutti gli altri livelli. Finita la nostra conchiglia, adesso non resta che allontanarsi un po' dall'illustrazione per valutare a mente fredda e fare le ultime rifiniture. Ed eccoci qui, ho aggiunto l'ombra a destra fatta col terra d'ombra, grigio di Pain e blu oltremare per dare un po' di variazione nell'ombra stessa. E poi aggiungo un paio di punti luce con il bianco a tempera, creando un tocco di lucentezza nella nostra conchiglia. Infine ho rinforzato un po' l'ombra di lato della conchiglia, dandole appunto un aspetto più tridimensionale. Adesso vado a correggere le zone che mi sembrano troppo scure, semplicemente bagnando con acqua pulita e tamponando con un pezzettino di carta da cucina. Ora non resta che tornare alla poesia. Come dicevo, per aumentare il contrasto tra titolo e testo, ho pensato di utilizzare un colore differente. In questo caso, questo colore rosso della Ganzai, che ha una consistenza di una tempera e quindi è adatto alla scrittura. Siccome non ho molto tempo e comunque non si tratta di un lavoro commissionato in cui devo essere ultra preciso, utilizzerò una lavagna luminosa A4. Non seguirò la traccia che ho scritto in modo fedele, perché cercherò di fare le correzioni al testo man mano che vado avanti nella stesura. Ma ora è tempo di spegnere la luce e accendere la lavagna luminosa per scrivere il titolo. Ecco, ho cambiato idea sulla L di caracola e l'ho trasformata in una L con occhiello. Dato che nel testo non avevo altre L senza occhiello, ho preferito mantenere uniformità con il resto dell'alfabeto utilizzato nel resto della poesia. Finito il titolo, non resta che aspettare che asciughi per poi passare appunto al resto del testo. Ho deciso di utilizzare quest'ultimo rigo come primo rigo. Dovrò però fare attenzione all'ultima parola di questa riga conchiglia, ha una spaziatura irregolare che non mi piace, quindi dovrò andare a correggerla mentre scrivo sul definitivo. Adesso spegniamo le luci di nuovo e cerchiamo di concentrarci per una nuova sessione di scrittura. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Il risultato, nonostante gli inevitabili errori, mi pare abbastanza in linea con quello che volevo ottenere. Una composizione tutto sommato semplice, ma di effetto, che si mette al servizio delle parole del poeta invece che essere in competizione. Il lavoro è completo ed è pronto per essere catalogato insieme agli altri. Li conservo soprattutto come riferimento per capire l'evoluzione rispetto al passato. Devo dire che a volte è utile rivedere i vecchi lavori in modo da capire quanto si è andati avanti rispetto ai lavori precedenti. E voi cosa ne pensate di questo lavoro e delle scelte che ho preso? Magari fatemelo sapere con un commento, anche cosa avreste fatto diversamente. Ok, siamo giunti veramente alla fine del video e io spero di avervi intrattenuto e magari di avervi ispirato a sperimentare con acquerello e calligrafia. Detto questo, non mi resta che augurarvi la migliore giornata di sempre e a presto!